Il calciomercato in Serie C impazza di ora in ora, già tanti i movimenti depositati dai club della ex terza serie. Il Catanzaro, in attesa di ufficializzare il nuovo direttore sportivo, che potrebbe essere l'ex Renate Salò Oscar Magoni, cerca di trattenere l'attaccante Tommaso Biasci, autore di 7 reti con la maglia giallorossa in 16 presenze. L'ex allenatore del Monopoli Alberto Colombo piace in B. L'ex trainer dei Gabbiani, però, potrebbe sposare anche la causa del Pescara e del Foggia e rimanere dunque in Serie C. Ora è ufficiale, Alfio Pelliccioni è il nuovo direttore sportivo del Monopoli. Per lui si tratta di un ritorno, visto che aveva ricoperto il ruolo di DS e di consulente di mercato nelle stagioni 2017-2018 e in quella 2020-2021. Alessio Curcio e il Foggia sarebbero al passo da Dio. Il fantasista classe 90 andrà in scadenza giugno prossimo e i Satanelli, per rimpiazzarlo, hanno appuntato l'ex Taranto Giovinco. Il Latina rinnova il contratto del difensore centrale classe 97 Alessandro Celli fino al 30 giugno 2023. Per lui, nell'ultima stagione, 14 presenze. Il Campobasso invece blinda il centrocampista Angelo Persia. Il calciatore abruzzese, classe 1998, è stato tra i protagonisti della stagione appena trascorsa, collezionando 21 presenze e mettendo a segno 3 reti. Persia vestirà i colori del lupo rosso-blu fino al 30 giugno 2024.